E allora eccoci qua, Gigi, che cosa ne pensi di questa trasmissione? Che te ne pare? Che te ne pare? Beh, io penso che... No, Com'è penso... questo pacco di Natale? Il pacco una volta era una sorpresa. Cioè, poi dal pacco uscivano i regali del nonno, i regali degli zii, dei figli, dei nipoti e dei bambini. E Quindi, anche qui ci sono tante e sorprese, eh? poi a proposito dei pacchi, io vorrei ricordare un'altra volta a Nanni Loi, che io con lui ho fatto pacco, doppio pacco e contropacco. Ecco dove Eh, ti chi più avevo di te lo visto. può dire Quindi, allora? A fatemi un bel pacco con questa trasmissione pure, vai. proposito di questo, Diego, volevo chiederti, secondo te nella storia del cinema e del teatro, chi ha meglio rappresentato il Natale e perché? Allora, faccio una piccola premessa. Per fortuna da un po' di tempo sono scomparsi i cinepanettoni, quindi già, e questa è una cosa, non me ne vorrà male De Laurentiis, però diciamo era una cosa che non ce la si poteva più a vedere. Concordandomi con quello che era il pensiero anche di Amedeo, credo che un'unica parola sia il teatro Natale in Casa Cupiello, e basta andare al Teatro Diana a vedere Vincenzo Salem, che è uno spettacolo Se si nello trovano i spettacolo. biglietti, magari. Sono No. state aggiunte altre due date, Due quindi. date, 18 e 19 dicembre. Perfetto, vedi come è aggiornato Gigi, quindi credo che sia la cosa veramente che rappresenti il teatro e il cinema nello stesso tempo. Poi volevo anche dire un'ultima cosa, che la città di Napoli ormai è un fermento dal punto di vista produttivo, cinematografico e televisivo, oltre le rituali e le consuete programmazioni tipo le riprese per Un posto al sole. Il mare fuori ormai che spopola ovunque, ci sono tante pellicole, tanti cineasti e tante produzioni che scelgono la nostra Un città. set a Ci cielo sarà aperto. Sì. un perché, evidentemente. Assolutamente. A proposito di Mare Fuori, guardiamo questo contributo. Oh, a fronte di rombo cazzo! Scende a mettere in mezzo che ti sfondo. Non ha da già parlare. Enzo, vattene. E poi sta faccia cazzo che non ci puni al telefono. Dai, perché te non è fornuto, può capire? Non è non mi muore, sto scendo. Stufa truva. Sazio. 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 Luna era in Mare Fuori, ecco a voi Marika Gambardella. Buonasera, Buonasera. sei incantevole. Ciao, Ciao, stupenda. fatti dare un Ciao, bacio. Tara. È un piacere averti qui, ti Buonasera, presento Gigi. buonasera. Come va? Mezzo Gigi. Bene, siamo molto lieti di averti qui. Grazie mille. Sono Grazie. molto Sì, emozionato, stavo per cadere. attenzione, qui c'è l'ostacolo. Ok, c'è l'ostacolo, ok. L'hanno messo a Mettiamo... noi, diciamo che L'hanno siamo messo noi. a posto perché... In questo caso a me, magari. Sì, infatti io l'ho imparato e quindi mi sono spostata. Va Allora, benissimo. Marika, che piacere averti Eccoci, qui. piacere è tutto Che ci mio. racconti? Che vi racconto? Questa bellissima esperienza di Mare Fuori. Beh, sicuramente è stata un'esperienza stupenda, una prova per me fondamentale, perché mi ha comunque permesso non solo di mettermi alla prova, ma anche di lanciare un messaggio anche dal punto di vista comunque cinematografico, un ruolo molto molto bello che rappresenta una persona, quindi una figura diciamo androgina o anche trans che conduce una vita ordinaria. Questo è un grande messaggio a livello cinematografico perché insomma, per la prima volta Eh credo, sì, insomma, in una fiction o in comunque una in un film, fiction, esatto, esatto, perché... conduco comunque un ruolo, diciamo, ecco, una vita ordinaria, quindi sono comunque responsabile di un negozio di abbigliamento, faccio comunque una vita, diciamo, serena, tranquilla, non legata alla criminalità o a, diciamo, situazioni un po', diciamo, Assolutamente. oscure. Gigi, fammi dire una cosa seria. È la Gentilmente, voce Marica. Prova, prova. d'oltretomba che ti vuole fare Ah. una domanda. Prego. No, voglio capire una cosa, ma c'hai qualche conoscenza importante? Cioè, io sto relegato qua dentro, non è che mi puoi mettere in comunicazione, fare lo sceneggiatore di Mare Fuori, anziché stare buttato qua dentro, perché questi due È il non li nostro sopporto più. autore, capito? Vorrebbe una Ha raccomandazione, dato i soldi, perciò questo è il questo. pacco di Natale, non è No, lui per raccomandate. esempio, o scambetta in dei programmi, Al momento non mi non lo occupo di lamenti. casting, non sono una Al casting momento non director, fa però chissà per il casting. futuro, non lo so. Non si può mai sapere. Perché Io niente, so devo stare che buttato con voi qua dentro, c'è poco da devi fare. stare con noi e Ehi, basta. facci parlare da poco. Io guardo di là, di qua, Sì, non so da dove è la mi viene voce questa voce. dell'autore. Progetti futuristici, vai, vai. No, progetti futuristici ci sono.
comunque sto lavorando ad un altro progetto cinematografico che non posso dire al momento. A domanda di tavolo, parla con me perché c'è sintonia. Ah, perché sono più piccolino. È giusto, è all'altezza. Sto facendo un po' di passi di danza, un po' di qua e un po' di qua, mi giro, capito? Quindi in questo caso no, sto lavorando ad un altro progetto cinematografico, sempre come attrice, in un altro ruolo, sempre secondario. Per il momento non posso dire altro. No. Noi ti facciamo un grande in bocca al lupo. Sai, per Natale, per Natale, cosa vuoi da Babbo Natale? Ah, cosa vuoi da Babbo Natale? Bella domanda, Vediamo, vabbè. Vediamo. Tanto amore e unione, bella voglio. E gli dicessi pure anche se mi sei tanto amore e tanto amore e tanta. E tanta? E tu di tu. Tanta unione? Unione è pure di stufo, va? È un male, consegniamo anche a Marika il nostro pacco. Grazie mille. Tengo il microfono così puoi scartarlo. Marika, scartalo e perché c'è la foto per la stampa. Sì. Ah, leggiamo la motivazione. Dammi questo allora, colabore, premio rivelazione fiction campana Mare Fuori Marika Gambardella. Girala, ecco, eccola qua. C'è la stampa, vedi? Grazie Marika, grazie per essere venuta, Marika, è stato un piacere. Marika, questa targa mo vale, diciamo, quelli che vale, ma fra 300-400 anni prendiamo una cosa di soldo. Okay. Grazie ancora. Però non è detto che cosa vuoi da Babbo Natale. Io tanto amore e unione. Davvero. Facciamo amore, qualcosa da mangiare, ci mettiamo, amore, pastieri, struffa, pastiera, tutto questo. Ok. Alla prossima. Grazie. Ciao Taila, ciao Gigi, ciao studio, guardate qua. Grandi quadretti, faccio vedere chi è che li fa questi quadretti. Come ti chiami? Luigi Gramigna. Buonasera. Ciao Luigi. Buonasera. Com'è che c'hai questo tuo modo di dipingere? Ho avuto la necessità di sopravvivere. Bravo. Da quanti anni fai questo? Questo è il 14esimo quasi. 14 anni, io che fa pittore di strada. Che combatto. Combatto con le mie armi che sono questi pennelli. Il pennello, fa vedere che pesce stai facendo. Mo sto facendo un... questo si chiama neon, pesce neon. Sì, bello, pesciolino. Vabbè. Ormai mi sono dedicato ai pesci. Bravo. Perciò sono qui vicino a te. Non è un caso. Sì, ti lascio lavorare. Là pare che sta un artista di strada. Sì, lo vado a cercare. Un maestro di musica. Va bene. Un barco lo trovo. Allora, ciao, buonasera. Buon lavoro. Ciao. Ragazzi, va a trovare. Io sto sopra la mia ruota. Uno pensa, dice, ma chi sta lo cammina? La rossa è camminata. È una ruota elettrica. Questo è il mio presepe. Ok, noi. Voglio tenere una voce che fa paura, io già lo conosco. Fa delle canzoni. Fa albano, fa dalle qua. Ti chiami? Giuliano. Giuliano, voglio Giuliano. Bravo Giuliano, ci vorrei. Ragazzi, ci vediamo allora. Ci vediamo dopo, eh? Babbo. Ciao a tutti in studio e babbo, ci rimarrò per sempre in una busca prima. Appena lo trovo, appena lo incontro gli rompo il telefono. Io rompo il telefono così non può più collegarsi con noi. Ma torniamo qui in studio. Torniamo in studio. Gigi, questo fenomeno, questa domanda la voglio fare anche ai nostri ospiti, questo fenomeno Mare Fuori, che cosa ne pensi? Come tutte le cose che si chiamano, chiamano fenomeni, io chiamo cose che si fanno sentire e quindi... Poi il mondo, diciamo, il pubblico si divide, comunque viva i giovani di Mare Fuori e basta. Senta... Un commento un po'. Ma sì, è così, perché ci sta sempre chi dice, ma però vede, hanno sempre ragione perché il pubblico l'ha premiato, basta. Ah certo, questo, da questo punto di vista questo siamo d'accordo. È il mio... Beh, credo che sia una realtà ormai consolidata, tutti seguono questa serie televisiva. Con tanto di anteprime anche ai festival del cinema, basta guardare Roma, basta guardare che su Rai Play
ovviamente ci sono le puntate in anteprima rispetto a quella che è la programmazione tradizionale, e basta pensare che anche ora ci sarà un musical che è tratto proprio da quella, da quella serie televisiva, con 5 personaggi che vengono dalla serie TV. Quindi credo che sia al momento lo zoccolo duro sul quale puntare, sul quale battere per vendere ancora in maniera, diciamo, e speriamo positiva, il prodotto Napoli. Speriamo. Amedeo, beh, io so sì, che tu hai un'esperienza. Il prodotto Napoli è un momento molto duro quello che viene rappresentato in Mare Fuori, è comunque un momento di, diciamo, di limitazione della libertà. Io, ma non voglio fare il talurno, però conosco molto, conosco abbastanza bene i problemi dei minori che sono in carcere. Sto consolidando da un po' di tempo un'esperienza. Io faccio lezioni all'interno del carcere di Nisida, dove provo a spiegare i valori fondanti della nostra etnia. Cioè, io spero che se questi ragazzi diventano orgogliosi di essere profondamente, vivamente napoletani e possono quindi investire su questa loro napoletanità. Il mio corso è un corso di sviluppo della coscienza di napoletanità, dei valori positivi della napoletanità, e naturalmente e si chiama prima da giambarà e poi da già perdere. Sai perché? Perché in lingua napoletana mbarà, sapete, significa sia apprendere ma significa anche insegnare. Questo, in lingua napoletana la parola mbarà ha un doppio significato. Però io poi ti voglio perdere, non ti voglio vedere più, Cadinte. Per senti, questo io posso domandarti una cosa. Ma a volte io sento in giro che diciamo l'opinione pubblico mischia un poco gli attori con i giovani di malavita propria, e dice, cioè, che i giovani poi si comportano come, come il film o come la fiction. Io penso che no, io non sono d'accordo, perché c'è sempre stato che gli uomini noi imitiamo la natura. E la mettiamo in pellicola, la mettiamo in radio, la mettiamo in un film. Quindi poi sta a te. Ci sono le regole, cioè a segnaletica corporea. Cioè tu sai, se vai a senso unico, vediamo tutti le guardie. Quindi noi abbiamo la segnaletica corporea. Se la rispettiamo. Un altro fenomeno, prego, un altro fenomeno. Tutto campano è un posto al sole, Diego. Ormai sono 27 anni che è una fiction che, sulla quale, diciamo, Giovanni Minoli puntò all'epoca, sulla quale nessuno forse voleva azzardare un qualcosa, ringraziando il Dio. C'è una longevità che non ha eguali, 27 anni, una fiction di grande successo, anche. Ed è stato un trampolino per tanti attori che hanno, appunto, partendo dalla città di Napoli, partendo da questa soap opera, si sono poi dati in altre produzioni, in grandi successi, in grandi spettacoli. Per esempio Serena Rossi è dal Posto al Sole. Serena Utieri, ci sono tanti. Io ho fatto sì. Amedeo, questo Posto al Sole. A me mi piace, mi è sempre piaciuto perché contiene la parola sole nel titolo stesso. Noi abbiamo la fortuna di essere un'etnia che è nata al sole del Vesuvio, non all'ombra del Vesuvio, ma al sole del Vesuvio, perché è una delle caratteristiche più belle della nostra città. E il Posto al Sole sicuramente aiuta, insomma, a promuovere un'immagine straordinaria della città di Napoli. Esatto, io non ho fatto a caso questa domanda, non ma tra poco. Vabbè, ma sembra che stiamo fuori dal coro qua, ci manca solo Mauro Giordano. Vi siete dimenticati che c'è la pubblicità che sicuramente farà più audience di voi? Guarda, papamme stipo su una casa e non facciamo parlare più a chi sta. Devi pagarli tu. Che ci dite che ora di decida di noi? E papamme facciamo la colletta. Aspetta, una cosa sotto. Devo prestare ad Amedeo. Amedeo, non ti cuore. E allora voglio arrangiare. Vabbè, la lancio io, vai, pubblicità. Pubblicità. Istituto Paritario Santo Stefano, l'eccellenza per l'istruzione e la formazione umana e sociale. Permette di conseguire il diploma di scuola superiore per tutti gli indirizzi, di recuperare gli anni scolastici persi e di conseguire la laurea con Unipegaso, con esami in sede. Informati subito, chiamalo 081 199 103 82 e scegli insieme al nostro personale qualificato il tuo piano di studi. Istituto Paritario Santo Stefano, a Melito di Napoli, in via Vesuvio 9, nei pressi del centro commerciale Il Molino.
visita il nostro sito www.istitutosantostefano.it. Sofis, la qualità per la tua casa e la cura del tuo corpo. E inoltre tantissime proposte per i tuoi amici a quattro zampe. Tutto a prezzi vantaggiosissimi e con un'ampia scelta. In tutti i negozi specializzati e nei supermercati. Per tutti gli altri prodotti visita il nostro sito www.sofis.it. Sofis, punta sulla qualità. GT Preziosi, oltre che in televisione, è presente anche sul web con il suo nuovo sito www.gtpreziosi.com, dove troverete gli orologi più belli del mondo e, cosa importante, ai prezzi più bassi del mondo. Mi raccomando, chi prima arriva, meglio orologia. GTPreziosi.com.